giovane che perde la vita sul lavoro, lasciando un bambino di 3 mesi a un anno dalle nozze, è terribile. Avevo avuto, fra l'altro, il privilegio, come dico sempre, di poterne celebrare le nozze, il rito civile, nel gennaio dello scorso anno. Persona di grande, estrema educazione e compostezza e grande lavoratore. La vittima è solo lui qui a Sinagra, per cui sono stato a casa dei familiari genitori, dove c'era anche il fratello con la cognata, c'erano qualche altro parente. È inutile dire che erano particolarmente affranti, ma le dico che erano con una grandissima, estrema dignità. Tante volte noi meridionali siamo dipinti in maniera diversa. Devo sottolineare l'estrema dignità con cui stanno reagendo queste persone, che hanno chiesto di essere chiusi nel loro dolore. Io spero che siamo anche noi all'altezza della loro dignità, perché possiamo esserlo anche noi. E chiaramente sono particolarmente affranti un giovane che perde la vita sul lavoro, lasciando un bambino di 3 mesi a un anno dalle nozze, è terribile, è veramente terribile. Qui a Sinagra, che è una piccola comunità, si respira un'aria particolarmente pesante, di grande tristezza, si respira proprio camminando per le vie del paese. Io lo conoscevo, ma come ci conosciamo tutti? In un piccolo paese tutti ci conosciamo. Io avevo avuto, fra l'altro, il privilegio, come dico sempre, di poterne celebrare le nozze, il rito civile, nel gennaio dello scorso anno. Lo conoscevo anche perché frequentavo la scuola dove io insegnavo, e quindi lo incontravo talvolta per i corridoi, sempre rispettoso, silenzioso. Persona di grande, estrema educazione e compostezza, e grande lavoratore. Noi siamo, come dico spesso in tanti incontri, noi siamo costretti ad andare via. Questa non è una bella cosa, perché se uno va via per scelta, e allora avremmo pure chi ci sceglie, perché verrebbe qua, perché saremmo scelti. Ciò non accade, e questo diventa spopolamento. E oggi ci ritroviamo in una condizione per cui la famiglia non può nemmeno stringersi a ciò che rimane di Vincenzo, perché a distanza costretto ad andare ad emigrare per lavoro. Questa è una tragedia sulla tragedia. Nessuno dovrebbe morire di lavoro, e a maggior ragione quando accade a distanza, come ci sta accadendo, è una cosa ancora più triste. Ho rispettato il loro dolore, ci siamo abbracciati, poi parlando con il fratello, con la cognata, pare che sia stata la moglie che ha saputo di questa esplosione proprio ieri, nel sito dove stava prestando opera in quel momento Vincenzo. E non aveva notizie di Vincenzo, perché non rispondeva al telefono. Poi credo che sia stata contattata dalle forze dell'ordine ed è stata informata della notizia, e quindi ha informato i familiari qui a Sinagra. Certamente la salma arriverà qui a Sinagra, ma siamo a disposizione della famiglia, la quale ancora non può nemmeno riabbracciare la salma perché è sotto sequestro. Chiaramente ci sono tutte le indagini e le procedure in corso, e quindi finché non si sbloccherà la situazione aspetteremo, e siamo qua a disposizione di ciò che la famiglia vorrà fare.